Mario Gasbarrino, amministratore delegato di Unes. Io ho colto dei messaggi che sono magari un po' meno commerciali, ma sicuramente efficaci. Lei parla, il suo obiettivo è quello di avere dei punti vendita felici, dove i dipendenti trasmettono questo concetto ai consumatori. Nel concreto cosa significa? Nel concreto significa lavorare e cercare di eliminare tutti quei, diciamo, elementi che rendono, diciamo, non felice la persona nel punto vendita. Quindi fargli capire e dargli libertà nel proprio lavoro, quindi fargli capire che il suo lavoro è importante, eliminare tutti quei vincoli burocratici che di fatti non migliorano la qualità del business. In questo, diciamo, le multinazionali, diciamo quelli della Silicon Valley, insegnano, dare l'esempio, parlare con la gente, dire fondamentalmente, io penso che la cosa più semplice, un capo azienda deve fare una cosa, deve spiegare dove vuole andare, come ci vuole andare e perché. Quindi la teoria del papà è lontano dall'America, zitto e nuoto, non funziona, tanto per dare un'idea. E quindi parlando con le persone, dando l'esempio, spiegando, si riescono a tirar fuori tutte quelle evidentemente qualità positive che sono dentro in ognuno di noi e che poi loro mettono giorno per giorno e poi con lavoro. Perché poi il nostro mestiere è fatto fondamentalmente di persone che vengono nei punti vendita, cercano delle cose, le comprano e si portano a casa un ricordo, un'esperienza che è molto, diciamo, incentrata su come quell'esperienza del punto vendita, se la persona era stata gentile, se gli ha comunicato energia. Noi abbiamo bisogno proprio di trasmettere energia, di trasmettere questo, anche perché altrimenti la competizione, come si diceva prima, con l'e-commerce diventa molto difficile. Quindi sono elementi che aiutano il reale a vincere sul virtuale. Assolutamente, insomma. Sono gli elementi che devono fare la differenza, poi è chiaro che ci deve essere la sostanza, però è quello, cioè se noi invece abbiamo delle persone che sono delle macchine, che non sanno sorridere, che non sanno trasmettere energia, perché non è un problema di sorridere, è un problema di trasmettere energia. Quindi data per scontata la professionalità e la gentilezza, ma ci vuole qualcosa di più. Quella diventa fondamentale, però diciamo e come si misura questo? Si misura dal fatto, poi se uno chiede alla persona, ma tu il lunedì quando devi tornare al lavoro sei contento o non sei contento? Se quello non è contento, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va e bisogna cercare di capire quali sono gli elementi che rendono questo. Non è facile, è un'utopia, tanto per dare un'idea, però spesso le utopie poi hanno cambiato il mondo. Senta, i consumatori sono più attenti e più informati. I consumatori oramai sono anni luce più avanti di noi, da sempre. Noi ce ne siamo accorti con il discorso dell'O2, nel senso che noi quando abbiamo eliminato promozione e raccolte punti siamo cresciuti del 50% a parità in un mercato che invece andava indietro. E che cosa era la differenza? Che la gente guardava, capiva e vedeva la differenza. Cioè, proprio noi non ci rendiamo neanche conto di come loro sono molto più avanti di noi in tutto. E spesso il distributore è un ostacolo al cambiamento, perché è chiaro che, cioè, faccio un esempio banale per dire, io sono l'unica azienda che ha eliminato da 10 anni i volantini e le promozioni. Tutti gli altri miei colleghi al 99% facciamo dei convegni, diciamo che le promozioni non funzionano più, non sono più come una volta, non spostano i clienti, però poi alla fine continuano a farlo. E noi sono 10 anni e continuiamo a crescere senza un volantino. Ci sarà un motivo, cos'è? Non siamo noi che siamo diversi, è cambiato il cliente. Queste cose le capisci. Ecco, l'ultima cosa, si è parlato molto di digitale, di multimedialità, cioè di azione di comunicazione attraverso il digitale. Voi come vi state muovendo in questo campo? Ma noi ci stiamo muovendo da una parte guardandoci intorno, perché poi in un modo o un altro devi cercare di capire. Sicuramente abbiamo capito che è un problema importante. Pensiamo, allora è chiaro che noi abbiamo da una parte l'obiettivo di continuare a far venire la gente nei nostri punti vendita. Avendo una rete di punti vendita, io ho 2600 persone che lavorano con me, non è che li posso chiudere e mi metto a fare l'e-commerce. Però la tecnologia, l'interconnessione può cambiare, in qualche caso può facilitare, in qualche caso può essere un complementarità. Qui ci sono esperimenti tipo il click and collect che noi, diciamo, inizieremo, diciamo, a testare, ma anche altri tipi di attività. Cioè, bisogna guardare un po' a 360 gradi e bisogna usare la tecnologia per eliminare quelle attività che sono di routine, che sono banali, come pure cambiare, diciamo, evidentemente. L'ho detto anche prima, l'e-commerce cambierà anche la struttura dell'offerta, anche senza che noi facciamo niente. Se parte l'e-commerce, le faccio un discorso, e il 60-70% dei pannolini si vendono sull'e-commerce,
se io non riduco il mio spazio di pannolini perdo delle vendite, non so se certo, anche certo, se non faccio l'e-commerce. Quindi è un fenomeno che se anche non c'entriamo ci tocca lo stesso, perché cambia l'abitudine della gente. Quindi è quasi un conoscere per assolutamente, combatterlo. Assolutamente. Cioè, grazie. Ma se non conosci il nemico non puoi combatterlo. Grazie, buon lavoro. Grazie.